Buongiorno a tutti, benvenuti alla rubrica Il Friuli incontra la Liguria, in collaborazione con i ragazzi di Radio Tausia che anche quest'anno sono andati a Sanremo. Oggi vi presenterò la ricetta: i panzotti ripieni con il cotechino, una crema di brovada e del basilico. Andiamo a pesare gli ingredienti. Allora avremo 250 g di farina, 35 g di vino bianco secco, un uovo e del sale quanto basta. Per la preparazione della pasta adesso andremo ad mettere tutti insieme i nostri ingredienti nella planetaria. Partiamo con la farina, il vino bianco secco, le uova e un pizzico di sale. E a velocità moderata iniziamo ad impastare. Eccoci ragazzi, ora che la pasta è ben amalgamata, gli diamo ancora un po' di forza, come facevano una volta le nostre nonne. E adesso la copriamo con un foglio di pellicola e la lasciamo riposare in frigorifero una mezza giornata. Al termine della cottura del cotechino e della brovada, questi saranno i nostri risultati. Questo sarà il nostro cotechino fatto sbriciolato e questa sarà la nostra brovada frullata con un frullatore a immersione e rifatta a diventare a crema. Adesso andremo a tirare la nostra pasta per i ravioli, dopodiché li riempiremo e formeremo i nostri famosi panzotti. Eccoci qua, un piccolo consiglio che posso darvi: è sempre buon uso fare 2-3 volte delle pieghe per poter dare maggiore elasticità alla pasta, in maniera che così i vostri ravioli in acqua non si spacchino e vi rimangano più belli integri. Ecco qua, molto bene. Adesso che la vostra pasta è bella tirata, prendiamo un coppapasta rotondo abbastanza grande, in quanto i panzotti si chiamano tali perché devono sembrare delle belle pance piene, belle rotonde con un bel ripieno, vedete? Andremo a fare questa operazione fino al termine della pasta. Mi raccomando, l'impasto che rimane mai buttare, semplicemente riamalgamare, coprire e dopo precedentemente si può ritirare per fare di nuovo degli altri ravioli, così evitiamo anche lo spreco. Abbiamo i nostri dischetti pronti. Adesso prendiamo il nostro cotechino precedentemente sbriciolato, andiamo ad appoggiarne all'interno dei nostri panzotti. Una leggera spruzzata di acqua nei bordi per far sì che la pasta si attacchi. Dopodiché andremo a formare una piega a metà affinché si formi una mezzaluna. Con l'aiuto dei due pollici andiamo a tirare i due estremi fino a formare un raviolotto. Ed ecco qua i nostri panzotti. Eccoci qua, dopo aver preparato una bella porzione di panzotti, andremo ad adagiarli nell'acqua precedentemente salata per all'incirca 5-6 minuti. Nel frattempo che adesso i nostri panzotti stanno cucinando, andremo a riscaldare la nostra crema di brovada, così che quando andremo a scolarli, potremo comporre il nostro piatto. È sempre consigliabile a fuoco basso, da non far attaccare il composto nella pentola. Un paio di minuti e ci siamo. Adesso che i nostri panzotti sono pronti, andremo a scolarli e andremo a comporre il nostro piatto. Come prima cosa andremo ad adagiare della crema di brovada sul nostro piatto. Ecco qua. Ne mettiamo una quantità abbastanza notevole, andiamo a dargli una leggera curvatura dove all'interno andremo ad appoggiare i nostri ravioli. Eccoli qua, vedete come sono belli panciuti. Ecco qua, mettiamo ancora due, far sì che sia una bella porzione.
Eccomi qua. E come tocco finale, o delle foglie di basilico, o noi a nostra fortuna abbiamo direttamente un po' di pesto già pronto. Andremo ad adagiarlo sopra i ravioli. Ed ecco qua, il piatto è pronto. E adesso, dal Friuli alla Liguria, e buon appetito!